Una squadra sbarazzina mette lo sgambetto alla vice capolista con una prova di intelligenza. I rossoblù di mister Castaldi vantavano un ruolino esterno invidiabile prima di scendere al Civitelle, ben 6 successi e un pari. L'Olimpiagnone conquista l'intera posta in palio e grazie ad una prova maiuscola riscalda gli infreddoliti spettatori. A Greco di Lecce la direzione dell'atteso anticipo. Campo leggermente appesantito per la pioggia mista a neve caduta in Alto Molise. Gli abruzzesi, in completa tenuta bianca, si presentano davanti al rientrante Pezzone tra i pali con Vivarini dopo 7 minuti. Il suo rasoterra è annullato per posizione irregolare. Un giro di lancette, Epifano butta un velenoso pallone in area, per poco non la combina grossa il difensore aquilano Iaho, ma la retroguardia abruzzese in vena di regali prenatalizi. Sull'innocuo traversone ancora di Pifano, il portiere ospite Modesti si traveste da Babbo Natale. Uno scherzo per Aleruzzo, preferito in partenza a Falco, metterla nel sacco per l'1-0 in favore dei padroni di casa. Pochi attimi dopo Ruggero ha l'occasione di pareggiare i conti di testa. Pezzone si ritrova la sfera tra le mani, la difesa granata sbroglia. Ma l'Aquila è una formazione sempre viva, lo dimostra la discesa sulla destra di Pietrella che semina Litterio. Sulla sponda al centro dell'area Vaglini anticipa tutti, ma il boccino si stampa sulla traversa. L'1-1 è solo rimandato, al minuto numero 35 è ancora Pietrella che semina il panico nella metà campagnonese. Colella non si fa pregare e supera nell'angolo più lontano il portiere di casa Pezzone. Ma in campo c'è un Olimpia che non t'aspetti. Il difensore centrale Pesce Royas si incunea in avanti. Da una sua idea rinvia male la difesa di Cifaldi. Aleruzzo chiama al tiro la corrente di Lullo che impreziosisce la sua prestazione da un gol da Cineteca. Niente da fare, questa volta per Modesti. Sulle ali dell'entusiasmo Lagnone potrebbe portare a 3 le segnature nel primo spicchio della contesa. Aleruzzo da pochi passi alza malamente la mira a conclusione di 45 minuti ricchi di fuochi d'artificio. I ritmi della corsa scemano con il trascorrere di minuti. Il vantaggio accontenta la formazione di Agovino che amministra le folate aquilane. Alla mezz'ora di Vito, con un doppio passo, si presenta ai limiti dell'area ma stecca la conclusione finale di destro. La risposta ospite è sui piedi di Vaglini, imbeccato dal solito Pietrella. Da rivedere lo stop, Pezzone è lesto ad anticiparlo. Finale ancora con Olimpia sugli scudi. Di Vito, sempre lui, inventa con un taglio in area per Aleruzzo. Recchiuti con la casacca numero 18 anticipa anche il suo portiere e allontana in angolo la minaccia.